Buonasera agli ascoltatori di Osservatorio Antimafia e chi vi parla è Ugo Lombardi. Quest'oggi vi parliamo con una gradita ospite, la dottoressa Olga Venosa, che è qui collegata con noi da Londra. Parleremo di un argomento interessante, cioè il bullismo. Ma prima di dare la parola alla nostra ospite, che saluto e ringrazio per essere con noi, cedo la parola al nostro regista per il saluto al network e poi a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net. Prego, Ugo. Ti ringrazio Ugo. Come dico sempre, ormai di consueto, Radio Science si avvale della collaborazione di alcune web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modera Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire sopra la nostra pagina Facebook di Radio Science, dove la chat è aperta e io consiglio sempre ai nostri ascoltatori di iscriverci e di porre anche tutte le domande o i dubbi in merito. Inoltre ci si può seguire anche sul nostro sito al link www.radioscience.it, anche lì la chat è aperta. Ricordo inoltre, come sempre, il nostro media center al www.sciencemedia.it, non c'è come login, basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e si può accedere tranquillamente a tutti i format passati e presenti. Quindi, come dico, se per caso qualcuno dovesse aver perso qualche puntata, può tranquillamente recuperarla. Con questo è tutto, ti cedo la parola, Ugo. Bene, io la passo a Massimo per le ultime notizie. Prego, Massimo. Sì, grazie, buonasera agli ascoltatori. Siete collegati con la redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia alle 22.03. Subito la notizia che diciamo è in primo piano. Andiamo in Francia. L'ex presidente francese Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Sarkozy è stato incriminato per i presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. I reati ipotizzati sono corruzione passiva, finanziamenti legati alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici. Dopo 2 giorni di stato di fermo, l'ex presidente francese è ora in libertà vigilata. Ancora una notizia, il tempo di recuperarla. Allora, oggi è la giornata contro le mafie, si celebra la 23ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il tema è Terra solchi di verità e giustizia. Foggia è la piazza principale con 40.000 persone contro le mafie in corteo. In testa i familiari e il fondatore di Libera, Don Ciotti, scanditi i nomi dei 900 morti. Nel paese 4.000 iniziative in migliaia di luoghi, scuole, carceri, associazioni, università, fabbriche, parrocchie, con appuntamenti in America Latina, a Città del Messico, Bogotà, Buenos Aires, Salvador, Città del Guatemala, eccetera. E in Europa, Parigi, Marsiglia, Bruxelles, Ginevra, Tenerife, Zurigo, Strasburgo, La Valletta, Copenaghen. Dunque, questa è ecco, la giornata delle mafie. Diamo uno sguardo adesso alla homepage della nostra testata Pianeta Oggi TV online, pianetaoggitv.net. A taglio primissimo, mi chiamo Ilaria Alpi, sono morta il 20 marzo 1994. Noi non archiviamo, un articolo di Angela Gritta Granier, estrapolato dalla testata antimafia2000.com. A seguire, si cambia argomento, una notizia positiva per l'emittente televisiva terrestre di Gorizia, Telemare Gorizia, e infatti ha ripristinato le trasmissioni per tutto il Friuli Venezia Giulia e parte anche del Veneto orientale, quindi San Donà, Jesolo, ecco, tutto l'Alto Adriatico. Per la ricezione, sintonizzarsi su canale 60 UHF LCN 018, documentari, informazione, TG Telemare, concerti, storia del Carso Triestino,
interviste ed approfondimenti giornalistici ed altro ancora, incluso il nostro settimanale Pineta Oggi Report, che vi ricordo tra circa 45 minuti, un'oretta scarsa, sarà in onda anche sulla televisione video Telecarnia sul canale 46 LCN 690 per tutto l'Alto Adriatico e idem per quanto riguarda le coste istriane, stessa frequenza. Dunque, andiamo avanti. A taglio medio ci sono due nostri speciali, stiamo montando il terzo, dedicate alla tragedia delle foibe. Dunque, potete entrare dentro, vedere, vi segnalo solamente fra questi due speciali la presentazione del libro Rossa Terra di Mauro Tonino. Poi a taglio medio-basso, rassegna Spazio 7, rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa, a cura di Rosario Moreno, editore di Radio Science TV, che collabora con Pianeta Oggi TV Online. E in fondo abbiamo un altro numero del nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report con l'intervista all'artista Carlo Colombo, poi ancora sotto invece l'artista la Erika Boschiero. Bene, 22.07, non ci sono notizie, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimo minuto proprio, no, rimane sempre in primo piano quella che ci proviene dalla Francia, ricordiamo Sarkozy indagato per corruzione. Bene, a questo punto linea a Ugo Moreno per la conduzione di Osservatorio Antimafia, a voi. Bene, grazie Massimo, ti ringrazio. Se ci sono altre notizie con il carattere di urgenza, naturalmente ci interrompi. Riprendiamo la trasmissione, lo facciamo con la dottoressa Olga Venosa. Oggi parliamo di bullismo, lo facciamo con lei, una persona esperta che ha creato l'associazione We Are Stronger. Mi correggi Olga se sbaglio, ed Sì, ha certo. creato questa associazione perché è, diciamo, interessata al fenomeno che è assurdo in tutto il mondo, agli onori purtroppo della cronaca. Allora, la prima domanda che è d'obbligo è, dottoressa Venosa, come mai e perché si è interessata a questo fenomeno? Beh, come hai accennato Ugo, è un problema che è in crescita negli ultimi anni e purtroppo in crescita in tutto il mondo. E anche se in Italia, a livello mondiale la percentuale è minore in confronto agli altri paesi del mondo perché è un 2%, però nell'ultimo anno è cresciuta del 12%, così come in paesi come l'Inghilterra, dove io alla fine vivo, è alla fine una percentuale abbastanza alta, tra le più alte del mondo, così come i paesi asiatici e i paesi del Middle East. Ma quindi praticamente il mio obiettivo era quello di creare un'associazione che fosse mirata alla prevenzione della società futura, perché alla fine l'aumento del bullismo a livello di percentuale ha cresciuto anche a livello di suicidi per adolescenti, che appunto tra gli adolescenti, scusami, il mio inglese che ogni tanto viene fuori, quindi in Sì, italiano un po'. ci sta pure. Quindi sì, no, dicevo, quindi è proprio l'aumento della percentuale a livello di suicidi tra gli adolescenti che mi ha appunto dato questo input e ho detto adesso vorrei creare un qualcosa che appunto vada a lottare perché io ho creato con questa associazione, sto cercando di creare proprio una nuova metodologia, quindi ho dipartimenti di ricerca che collaborano con me, psicologi. Quindi cerchiamo di adattare nuovi metodi che possano appunto essere insegnati all'interno delle scuole innanzitutto, quindi primarie e secondarie, Certo. poi sì anche all'interno, ovviamente verranno poi adattate anche a livello del mondo del lavoro, perché ovviamente un individuo che subisce bullismo da bambino è un individuo che purtroppo verrà protratto con problemi psicotici, quindi a livello cerebrale, anche in fase adulta. Ecco, Olga, adesso ti interrompo perché è necessario che ti faccia questa domanda, perché tutti quanti noi perlomeno chi non lo sa, si chiede: ma chi è il bullo e chi è la vittima del bullo? Certo, allora il bullo è essenzialmente una vittima.
Quindi non ancora prima di vittimizzare un altro individuo, il bullo è una vittima a se stessa, e il motivo per cui un bullo è ritenuto tale è perché proviene da purtroppo famiglie disadattate molto spesso, non sempre da famiglie disadattate, ma può venire fuori da un rapporto innanzitutto di relazionale con i genitori che non sia abbastanza stabile, quindi magari il fatto di provenire da una buona famiglia non essenzialmente esclude il fatto di diventare un bullo. È il problema principale, appunto, relativo Ha deluso le allo aspettative. sviluppo. Sì, ma lo sviluppo è il principale, la causa principale che viene definita una causa esterna a livello scientifico è essenzialmente nel rapporto con i genitori. Poi ci sono altre ricerche che sono cresciute ultimamente che sostengono che ci sono anche sostanze che respirate dal bambino in età dai 0 a 1 anno possono provocare cambiamenti della struttura cerebrale, tali da causare appunto comportamenti violenti in fase un po' più adulta o anche appunto in fase da dopo un anno a 12-13 anni, e quindi poi pian piano si sviluppa e si va ad immagazzinare come routine giornaliera all'interno del cervello e quindi cresce sempre più. Quindi, Quindi sì, scusami, ci sono Olga, varie. Sì, certo. ti interrompo così, seguiamo un po' così, ho l'ordine, insomma, così di crescita di questo argomento. Ma il bullo, dicevi prima, egli stesso è una vittima. Il bullo, quindi, può essere egli stesso stato oggetto di aggressione da parte di altri ed è egli stesso un elemento con una personalità fragile. Certo, essenzialmente sì, anche quello. Il bullo può essere anche una persona che ha subito quindi bullismo da parte di un altro individuo. È una catena alla fine, quindi bisognerebbe intervenire e bloccare la catena. Quindi sono varie le cause. Lo chiamavo vittima anche perché una persona che, come il bullo, che sviluppa tale comportamento dovuto a problemi familiari o altri problemi esterni vissuti, comunque viene ritenuto appunto vittima perché subisce a livello anche esterno questo appunto pressione psicologica che lo porta a comportarsi in una certa maniera. Ed è il punto su cui praticamente si centra il lavoro della mia associazione di volontariato, perché molto spesso le associazioni di volontariato antibullismo vanno a supportare la vittima, cioè colui che riceve semplicemente bullismo, ma non vanno all'apice che il bullo appunto è vittima a se stessa, magari viene etichettato bullo e lasciato al lato come una persona sì cattiva ma non da seguire. Invece la mia associazione di volontariato è: veniamo ad intervenire proprio sul bullo, cerchiamo di non far creare rapporto bullo-vittima e cerchiamo appunto di poter lavorare su queste persone che alla fine sono persone più disadattate, così come la Ecco. vittima perché Scusami, Olga, ti sì, interrompo perché certo. prima di inoltrarci in questo argomento molto bello, sicuramente anche per i nostri ascoltatori, io vorrei fare un'osservazione con te. In medicina diciamo che la diagnosi resa più facile ha diciamo, fatto venire allo scoperto molte malattie che prima non esistevano solo perché non erano diagnosticate. Si può fare la stessa osservazione per il bullismo? Beh, sì, ci sono ormai ricerche che provengono appunto da fattori che possono essere ritenuti via interna, quindi quando ci sono fattori esterni, come ho detto, per esempio il rapporto relazionale con i genitori, e poi ci sono fattori interni che sono rilevati a livello genetico, anche se anche qui la neuroscienza dice laddove c'è un comportamento come quello che viene definito ADHD, che è problema di attenzione, un disordine di attenzione che ormai viene rilevato in molti bambini e prima era quasi inesistente, ma non era inesistente
assistente che appunto non si era a conoscenza di questo problema. Stessa cosa del bullismo, e quindi quando si rileva il fattore interno a livello genetico, si ritiene che non sia un vero e proprio fattore genetico, ma l'organismo ha un cambiamento nella fase primordiale. Quindi nella fase primordiale è dalla nascita, e sono il bambino alla nascita comunque riesce ad assorbire l'esterno, possono essere anche suoni, possono essere cose visive, che anche laddove, ripeto, in una fase così infantile e iniziale, possono causare a livello fisico cambiamenti della struttura cerebrale. Quindi lì poi potrebbero essere definiti come appunto malattie alla fine. Quindi una predisposizione genetica suscettibile. E quindi il problema ora... Sì, entrerei un po' nello specifico, nel senso, detto in maniera abbastanza base, il cervello è formato, si formano delle mappe all'interno del cervello, quindi quando il bambino è abbastanza piccolo, se per eventuali fattori, che ripeto possono essere esterni, possono essere interni, le mappe quindi non si sviluppano come si dovrebbero sviluppare, però se si interviene, la neuroscienza dice, se si interviene soprattutto a giovane età, si può ricostruire questo rimappamento, ed è il concetto di neuroplasticità del cervello, che è un concetto anche che la mia associazione di volontariato supporta, e purtroppo non tutti i neuroscienziati supportano, però ci sono molte ricerche su cui noi appunto ci basiamo e che si basano appunto su questo concetto di neuroplasticità. Quindi una specie di mosaico all'interno del quale ci sono delle strutture che si inseriscono con uno accanto all'altro. Esatto. Bene, ma il vostro intervento sul bullo, che sia vittima o che sia aggressore, cosa fate? Cioè, come vi siete organizzati? Beh, la nostra metodologia ovviamente va a studiare innanzitutto la condizione appunto familiare, quindi la condizione familiare del bambino, il rapporto con sociale, il rapporto all'interno della scuola, e quindi si vanno a vedere, a rilevare tanti fattori, perché non sempre si può attuare a livello medico, non sempre si possono avere anche tutte le informazioni che sarebbero utili per dare subito una diagnosi e per poter intervenire, però il concetto fondamentale è che nel bambino, soprattutto in giovane età, è più semplice, attraverso il gioco per esempio, poter insegnare quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quindi non è un colpevolizzare, perché il rendere colpevole sarebbe un altro trauma sul bambino, quindi porterebbe il bambino semplicemente a diventare una vittima successivamente, o magari scatenare ancora più aggressività con gli altri. Ma è appunto un conquistare la fiducia del bambino e cercare, attraverso magari dei giochi, poter insegnare quello che è giusto, ripeto, e quello che è sbagliato. Olga, mi faccio una domanda, e la faccio anche agli ascoltatori, naturalmente, oltre che a te. Abbiamo detto che il bullo ha dei problemi sicuramente in famiglia, una famiglia che probabilmente l'ha reso un narcisista. Il narcisista non è stato curato, oppure non ha rispettato le aspettative in lui riposte dai genitori, il più delle volte ha dei problemi di questo tipo. In questo caso chi dovrebbe essere curato dovrebbero essere anche i genitori. Esatto, questo è un altro concetto che noi stiamo sviluppando, nel senso, noi cerchiamo di lavorare con le famiglie. Purtroppo è sempre facile poter lavorare con le famiglie, perché laddove il problema principale è una famiglia che magari non dà abbastanza affetto al bambino, perché non interessati ad occuparsi, purtroppo è un problema. Ci sono famiglie in cui i bambini non ricevono le attenzioni e gli affetti, perché magari i genitori sono molto occupati e lavorano, però magari è perché a loro volta non hanno una struttura psicologica abbastanza forte, quindi poter lavorare sul genitore non è facile, ma è quello che il programma antibullismo nelle scuole, è quello che la prima azione che fa è coinvolgere le famiglie,
Esattamente quello, sì. Ecco, ma il bullo, diciamo, il bullo che ha, diciamo, questa deformazione, aiutato anche da alcune carenze, diciamo, affettive o educative familiari, il bullo da solo riesce magari ad essere poco bullo, ma ha bisogno di essere in compagnia di altri che come lui fanno i bulli, o non è così? Non necessariamente, il bullo può anche essere solo. Il bullo ha bisogno di altri quando trova un ostacolo davanti, però il bullo può anche andare avanti da solo se trova una persona e quindi un individuo dall'altro lato che è abbastanza debole. Nel momento in cui l'altro individuo, ripeto, è affiancato da amici, il bullo si ritrae, a meno che non ha un clan con lui in cui può azionare. Però ci sono varie appunto tipologie. Essenzialmente il bullo in sé ha sì carenze di affetto, però quindi problemi emozionali e quindi scatena aggressività, scatena un controllo nei confronti degli altri, quindi ha una forte sensibilità alla fine. Il bullo ha forse anche più sensibilità degli altri individui e quindi per questo motivo ogni ricezione esterna viene recepita in maniera forte e quindi poi altrettanto in maniera forte va verso l'esterno. In questo caso, per esempio, il bullismo, quello scolastico, potrebbe essere una esatta interpretazione di quello che fino ad ora, diciamo, hai detto. Nel momento in cui all'interno di una scolaresca viene individuato una vittima facilmente aggredibile, è facile quindi che si scatenino le attenzioni, no, di questi ragazzi. Ma al di là del bullismo scolastico, ci abbiamo anche il bullismo online, oltre che quello omofobico. Sì, purtroppo il cyberbullismo è quello che si sta sviluppando maggiormente e che sta creando anche il maggior caso di suicidi. Io sono in contatto con. Aspetta, Olga, se... Prego, Sì, prego, certo. non ti sentivamo male, adesso va Ah, bene. ecco. Dicevo, il cyberbullismo è quello che sta crescendo maggiormente ed è quello che sta arrecando anche più casi di suicidi. E purtroppo sì, e questo ovviamente perché si affianca all'accrescimento anche dei social media, quindi dei networks, e essenzialmente, essendo di per sé il social media un fattore negativo per lo sviluppo della personalità del bambino, che ovviamente non avrà più, stando troppo su internet, un bambino ovviamente non avrà più quelle capacità di poter interagire a livello sociale. Quindi Certo. si chiude in se stesso, quindi poi riceve essenzialmente messaggi positivi o negativi, e sono il fattore di alimentazione interiore. Quindi sì, e poi il fattore, quindi il cyberbullismo è quello che per questo motivo crea anche più danno, perché c'è troppa dipendenza a livello psicologico laddove si è già deprivato l'individuo del fattore sociale, quindi di Infatti quella. è un ottimo terreno di cultura quello del web. Insomma, i ragazzi passano quasi la maggior parte del loro tempo con il computer oppure con il telefonino, quindi i messaggi sono di più facile Esatto. ricezione. E quindi una personalità debole viene facilmente catturata, ma anche influenzata da questi messaggi. Mentre il bullismo omofobico è quello che riscontriamo soprattutto nelle descrizioni fatte dai nostri organi di informazione per le strade, ma anche e non solo per le strade. Ultimo episodio l'abbiamo anche visto in televisione, quando hanno aggredito da queste parti una coppia di gay. Certo, e purtroppo sì, questo è un altro fattore che continua ad essere in crescita, anche laddove purtroppo ci sono leggi e ci sono anche tante compagnie di associazioni molto attive per prevenzione. Di azioni appunto contro gay o omosessuali. Purtroppo è un fattore sociale che c'è ancora, quindi per quanto ci sia integrazione, per quanto ci sia apertura, perché ovviamente siamo nel 2018 e quindi ci dovrebbe essere un'apertura mentale, un'accettazione maggiore, purtroppo si sì, rimane un grande problema ed è un problema su cui noi anche lavoriamo, perché molto spesso appunto il bullismo nasce anche da un tipo di
sessualità. E purtroppo, soprattutto nei bambini, dove ancora c'è la scoperta, soprattutto negli adolescenti, dove si riscopre il proprio corpo maggiormente, purtroppo c'è la fragilità da parte ovviamente dell'omosessuale nel momento in cui c'è appunto la scoperta magari della propria omosessualità, e dall'altro lato invece la si infligge come un qualcosa di diverso, ma ancora una volta perché a sua volta l'altra persona, l'altro individuo ha magari subito in altra maniera una relazione di chiusura, quindi qualsiasi restrizione all'interno della propria vita, che lo porta poi a scaricarlo su di un altro, in cui un altro individuo che viene visto come il diverso, perché magari in un paese, per esempio se prendo l'Italia, in cui è un paese di religione cattolica, purtroppo viene anche insegnato, diciamo, alla base che è sbagliato avere un uomo ed un uomo donna. Quindi questo è un po' più ampio come concetto, perché nasce anche da un punto di vista sociale, quindi un rapporto di vista. Sì. Sì, no, volevo dire, quindi ecco, seguendo il discorso che stavi facendo, naturalmente un bellissimo discorso, la società e la cultura possono essere anche responsabili, perché favoriscono anche l'insorgenza del fenomeno, perlomeno diciamo, non lo studiano, possono anche essere colpevoli di questa trascuratezza, insomma. Certo, sì, essenzialmente sì, anche se poi alla fine vediamo anche l'apertura della religione, ma la religione in sé per sé in generale appunto vede la figura della famiglia sempre come una mamma, un papà e il bambino al di sotto, quindi poi essenzialmente questo è il problema. In realtà il problema, dottoressa Olga, credo che si debba anche individuare nella indifferenza che viene mostrata proprio nei confronti dei problemi dei giovani in genere, non solo da parte della famiglia, magari per limiti culturali oppure conoscitivi, ma anche e soprattutto per quella che è la società, magari resa indifferente da problemi che vengono ritenuti più importanti, in realtà forse non lo sono. E sono d'accordo su questo, c'è l'indifferenza e c'è anche, mi collego alla domanda che mi avevi fatto prima sulla struttura anche del gruppo, se c'è il bullo col gruppo meno, perché è collegato, perché c'è l'indifferenza da un lato e dall'altro c'è la paura di essere diversi, cioè la paura di avere un'altra opinione, e quindi si chiude in un gruppo e non si è in grado appunto di venire fuori e pensarla un po' in un'altra, diversamente. Quindi il problema è anche quello, però essenzialmente sì, anche l'indifferenza è un grande problema. Io ho assistito, credo assieme ad alcuni ascoltatori, ma c'è stato un servizio addirittura che è stato fatto sulla nostra città, e l'ha fatto un canale televisivo nazionale, e parlava proprio del bullismo nella nostra città. In una intervista che è stata raccolta da ragazzi in un mezzo di trasporto, in un pullman, uno di questi diceva con sfrontatezza: voi non ci date il lavoro e noi facciamo i bulli. Può essere accettabile una frase del genere? No, non è accettabile assolutamente, no. Ovviamente sono frasi magari come hai definito tu, che provengono da un livello culturale magari anche diverso, a volte provengono da rabbia, e quindi sai, nel momento in cui una persona è presa da una tempesta emozionale, magari viene fuori appunto, vengono fuori parole che non avrebbero un senso logico. Però no, non la vedo come una frase accettabile, assolutamente no. Bene, allora diciamo, ci siamo introdotti in questo argomento e non può non mancare l'intervento della politica, perché la politica, soprattutto quella attuale, credo che nel Regno Unito sia un po' forse diversa, anche se abbiamo assistito ad un fenomeno di Brexit, comunque l'attuale diciamo modo di far politica e espedienti, no? è povera di contenuti. Può essere questa una delle
di espressione di bullismo. In poche parole, esiste anche in politica il bullo e quindi un bullismo della politica, secondo te? Credo di sì, perché alla fine se proviamo a guardare gli anni passati e anche gli anni correnti, anche un dare false promesse al popolo potrebbe essere appunto rientrare in una forma di bullismo, perché si sa che si può controllare, manovrare una popolazione magari in bisogno, una popolazione che crede in qualcosa e quindi alla fine sì, sfociando in questa manipolazione. Quindi sapendo dall'altro lato che la popolazione può essere definita appunto vittima di false promesse, per esempio. Quindi sì, io credo di sì, però anche dall'altro lato devo dire che a loro volta i politici subiscono bullismo online, perché vedo tante caricature alla fine su internet, quindi a loro volta magari ci si ride sopra, però... Se ti interrompo, purtroppo è venuta via la voce, per cui ti pregherei di ripercorrere le ultime frasi, l'ultimo 30 secondi, insomma. No, scusa Ugo, guarda che si sente benissimo. Forse sono stato allora solo io o non ho avuto allora bene. Andiamo avanti, prego Olga. Quindi sì, dicevo, a loro volta anche i politici ricevono forme, se vogliamo chiamarle, di bullismo tra caricature sarcastiche che ci sono su internet, quindi a loro volta. Quindi da un lato sì, ritengo che il politico può essere un bullo nei confronti del popolo, quindi il popolo lo posso vedere come una vittima o tra di loro stessi, mentre dall'altro lato comunque vedo a volte con dispiacere che si proceda sempre con questo voler creare caricature appunto di qualsiasi persona dello spettacolo, qualsiasi persona politica. E scusami, sto un po' uscendo perché ovviamente dalla politica includo anche lo spettacolo, ma perché essenzialmente tutto ciò che, rientrando anche nel cyberbullismo, che è su internet, influenza a livello psicologico chiunque sia la persona che dall'altra parte riceve appunto il messaggio, che può essere appunto un attore, può essere un musicista, può essere un politico, e magari ne ho sentiti i casi anche appunto di persone famose che hanno commesso, insomma, si sono suicidate, quindi sì. Beh, io non ho mai visto, scusami se ti interrompo, credo che la satira politica sia almeno uno dei pochi mezzi che il popolo abbia per attaccare il politico, e se gli togliamo pure quella, insomma, la satira politica è importante. Il politico deve essere anche abile e bravo a ricevere, e preparato soprattutto a ricevere perlomeno un po' di satira, no? Beh, Ugo, la satira è molto intelligente quando è costruita. Poi c'è perché quello che io vedo online molto spesso non è satira, molto spesso è semplicemente appunto una vera e propria caricatura, però un po' pesante. Quindi sulla satira, la satira intesa a livello classico, anche quando c'era appunto la gazzetta che ti riquadrava la caricatura del politico nel dialogo, questo sì, c'è. Ma ci sono altre immagini che io le ritengo un po' forti alla fine su internet, quindi è un discorso abbastanza ampio. Insomma, il bullismo è comunque un'azione sociale, no? È una definizione di un tedesco, credo che si chiami Weber, e cioè è un comportamento motivato e influenzato da cause che poi consistono appunto nel raggiungere alcuni obiettivi. E quindi, se consideriamo che è un'azione sociale, diciamo che la società è parte anche di questa azione, e l'azione è parte della società. Come mai lo definiamo un fenomeno anomalo? Ma essenzialmente, come hai ben detto tu, è un circolo. Fa parte della società e purtroppo è proprio per quello che bisogna intervenire lì. Ma è un fenomeno anomalo perché alla fine non rientra
io credo sempre che non rientri nella natura umana. Quindi nel momento in cui si pensi che un comportamento aggressivo, un comportamento appunto di controllo a livello psicologico di un individuo ad un altro individuo per poter raggiungere che sia un adempimento a livello psicologico, che sia anche lo scopo a livello sociale, alla fine credo che appunto non possa rientrare in un comportamento dell'umanità normale, ma allo stesso tempo posso anche poter definire, perché molti psicologi in passato, come anche ci sono stati il Blue Whale, che è nato in Russia e che è nato proprio da una movente di psicologi che ritenevano, per esempio, cercavano di creare questa rete per poter portare al suicidio ragazzini, quindi creando un forme di bullismo e non solo. E questo è stato creato per poter appunto creare una società pura, quindi allo stesso quel concetto che è di Darwin, di estinzione, cioè la legge del più forte, si estingue chi non è forte. Quindi il bullismo si basa da un lato su questo concetto. Sì, è una selezione naturale, che quindi il bullismo si basa su questo, però allo stesso tempo, ora che ci sono tante ricerche e che si capisce da dove realmente nasce il problema, che si sa così tanto di quello che è il cervello, di quello che accade nel cervello, perché alla fine quello che accade alla struttura cerebrale è esattamente lo stesso di quello che accade quando si infligge un dolore fisico a livello appunto umano. Quindi tutte queste ricerche ovviamente possono aiutare ora a cambiare questo fenomeno, che appunto è anomalo, perché poi ripeto è una ruota che gira e potrebbe andare così all'infinito, potrebbe anzi accrescere se non si ferma, come sta appunto accadendo. Quindi invece di fermarsi continua a girare, continua ad espandersi. Infatti è un fenomeno reale, così come viene definito dagli stessi attori, no? Fenomeno reale, anche perché poi le conseguenze sono altrettanto reali, quindi come dicevamo prima è un fenomeno che appartiene alla società e la società quindi deve imparare a difendersi. Ecco, io vorrei tornare, se mi consenti, un attimo al vostro logo, al nome che avete dato, We Are Stronger. Siete più forti di chi? Ecco, siamo più forti di quello che è il soggetto, in realtà, che è il bullo, in realtà, quindi è creato essenzialmente in protezione nei confronti del bullo, quindi del soggetto che pensa, perché il bullo essenzialmente pensa di essere più forte quando infligge dolore sulla vittima, quindi si è più forte di quello, ma allo stesso tempo si è più forte di questo fattore anomalo, come l'hai definito tu. Quindi a livello sociale il logo che io ho creato nasce proprio da questa mia voglia di dire siamo più forti dall'impulso, da quell'impulso che potrebbe crescere all'interno del nostro appunto organismo, del nostro cervello, di questo impulso che non è un impulso naturale, che può essere nato da eventi esterni, che può essere nato da perché si è subiti appunto si è subito un bullismo da un altro individuo, perché si è subito anche violenza, perché può essere anche violenza, perché molti serial killer, se guardiamo le storie appunto dei serial killer, nascono all'interno, praticamente nascono come soggetti che hanno ricevuto bullismo e poi accresce e diventano serial killer. Quindi ripeto, è essere più forte di noi stessi alla fine. Lo so che abbastanza no, potrebbe essere individuato come un logo da bullo, insomma. E quindi potrebbe essere, tu mi consenti? Ma no, perché certo, sì, no, ma perché infatti, perché troppo si dà un'accezione un po' negativa alla forza a volte, perché come forza si associa la forza alla forza fisica, quando in realtà la forza è quella forza spirituale, ed è quella che accresce forza spirituale, con una forza intellettuale
quella è quella che invece ci spinge e quindi soprattutto infatti il mio logo che ha anche delle stelle, dei cuori, dei bambini e sono le stelle e l'ambizione, il cuore e l'amore, i bambini tutti uniti, quindi si è forti tutti insieme e si ha l'ambizione con amore di appunto risolvere il problema e sconfiggerlo. Certo. Ma senti Olga, ma vi succede che qualche, diciamo, alcuni di questi ragazzi che siano bulli o vittime vengano loro da voi, cioè vengono anche a cercarvi? E succede? È successo? Allora, sì, le vittime, generalmente la vittima se in, in età abbastanza piccola preferisce essere in anonimato. Quindi se ci sono per esempio delle ricerche che vengono fatte con delle statistiche all'interno delle scuole e hanno dei questionari su cui compilare, essenzialmente è così che si cerca di estrarre l'elemento vittima all'interno per esempio di una scuola. Molto spesso è il genitore che viene dall'associazione chiedendo aiuto, molto spesso può essere appunto anche il soggetto stesso che si viene e chiede aiuto e ha bisogno di parlare, perché poi a noi alla fine abbiamo anche psicologhe che fanno terapia in persona, oppure si può avere un colloquio a livello telefonico e quindi ci sono varie forme di aiuto anche a cui provvediamo, però sì, c'è la persona che ha paura di chiedere aiuto, ma c'è la persona che viene e quindi noi cerchiamo di arrivare a tutti, quindi noi facciamo anche ricerca su internet, facciamo ricerca nelle scuole ed è proprio per arrivare pure a quei soggetti che hanno paura di parlare. E se qualcuno ha bisogno di cercarvi, anche qualcuno dei nostri, insomma, voi siete, avete un sito, un recapito? Sì, 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 sì. Vuoi dire certo. Qual è il vostro, ecco, il vostro recapito, anche il vostro indirizzo mail, insomma, come si certo, fa? Certo, l'indirizzo mail è wearestrongercharity@gmail.com e il sito è wearestronger.com. Quindi .com, il mio inglese che viene fuori, e poi il numero di telefono per ora, ho il mio numero di telefono inglese, ma c'è anche un numero di telefono italiano che verrà presto inserito, perché si parla anche di collaborazione con l'Ateneo, e quindi ci sarà anche sì una possibilità, però il numero inglese è 0044 77 17 57 6647. Allora scusami Olga, 0044 77 sì 17 sì 57 sì 6647 6647. Ecco, certo. Anche perché possiamo noi accedere alla vostra competenza per chiedere anche dei consigli o anche certo. Un aiuto. Siete disponibili? Sì, certo, se qualcuno è anche in ascolto e ha bisogno di aiuto, ovviamente c'è WhatsApp collegato con questo numero, quindi si può tranquillamente provvedere attraverso una telefonata tramite WhatsApp o anche una conversazione attraverso appunto SMS e WhatsApp, si potrebbe sempre fare anche una telefonata Skype, e siamo sempre qui appunto per aiutare. Anche perché credo che la vostra sia un'associazione in fase di espansione. Sì, 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 certo. Siamo nati l'anno scorso e quindi pian piano stiamo costruendo questo team e ogni giorno c'è una nuova persona che entra a far parte, ci sono nuove idee ed è la cosa che al momento mi piace di più, perché è tutto in scoperta anche per noi, e quindi tutte queste collaborazioni con, come ho ripetuto, anche col Dipartimento UCL del UCL, sarebbe UCL in inglese, che è una grande università di Londra, e quindi abbiamo collaborazione con Peter Fonaghy, che è un grande neuroscienziato comportamentale,
E quindi abbiamo collaborazione con loro, con le loro ricerche. Quindi sì, questa espansione è quello che ci rende felici e ovviamente sono felice perché riusciamo anche ad arrivare alle vittime, quindi abbiamo iniziato a ricevere più casi nell'ultimo periodo e quindi il fatto di poter essere utile a qualcuno che ha bisogno è un qualcosa di abbastanza positivo e in più il poter entrare anche nelle scuole, avere collaborazione con le scuole, che stiamo chiudendo abbastanza un gran numero di collaborazioni, quindi questo è abbastanza essenziale. Benissimo, è una iniziativa naturalmente lodevole. Spero che vada avanti, veniate anche qui da noi, ci date un po' anche un po'. Vorrei anche ringraziare, perché abbiamo in realtà in Italia una psicologa che mi aiuta tantissimo, una cara amica che si chiama Dalila Vitto e lei è a Milano, quindi lavora già tantissimo con le scuole per antibullismo e lavora tanto con le famiglie, quindi lavora sia nel sociale, quindi come psicologa, come assistente sociale e psicologa, ma anche come psicologa privata. E lei è quella che ci ha guidato moltissimo all'inizio, posso dire mi ha guidato perché alla fine, per quanto io ama e sappia tantissimo di neuroscienza, però alla fine sono una persona che lavora in finanza, e lei mi ha guidato tantissimo perché aveva tanta esperienza con le scuole, tanta esperienza con altri assistenti sociali, ma soprattutto con le vittime, le famiglie delle vittime. Sarebbe interessante, e sicuramente io vorrei strapparti un impegno prossimo futuro, e sarebbe interessante anche avere un dialogo con la psicologa assieme alla tua consulenza. Certo, Sarebbe certo. sicuramente una missione, e già tu l'hai resa così bella e interessante, molto, 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 molto bella, insomma. Ecco, hai detto delle cose molto belle, sicuramente i nostri ascoltatori sono stati contenti. Io credo che siamo verso la fine e dovrei dare la parola anche al nostro Massimo Bonella, che magari ci dice qualche ultima notizia, forse di qualche arresto. Intanto colgo l'occasione naturalmente per ringraziare te e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ti rinnovo l'invito ad un prossimo incontro, spero non molto lontano, e magari lo organizziamo con qualche altro collega tuo e magari un gruppo di aiuto che ci possa, diciamo, anche rendere più attente alle nostre trasmissioni. Perché io vorrei, se tu sei d'accordo, diciamo, programmarle anche negli anni, nell'anno, insomma, con una certa periodicità. Va Certo, bene. sarei felicissima e ti ringrazio. Grazie alla dottoressa, alla squisita dottoressa Olga Venosa, la ringraziamo della sua disponibilità e ti salutiamo. Io intanto cedo la parola a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net, se ha delle notizie da darci. Prego Massimo. Sì, grazie Ugo. Allora, notizie di rilievo non ce ne sono assolutamente, se non che rimane quella che ho detto prima, che non è poco, che ci proviene dalla Francia. Dunque, Sarkozy è stato indagato per corruzione, l'ex presidente Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Sarkozy è stato incriminato per i presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. I reati ipotizzati sono corruzione passiva, finanziamenti legati alla campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici. Dopo 2 giorni di stato di fermo, l'ex presidente francese è ora in libertà vigilata. Questo è quanto per il momento. Bene, grazie Massimo, come sempre puntuale. Credo che siamo un po' in anticipo, per cui credo dobbiamo chiudere salutando i nostri ascoltatori, salutando e rinnovando il saluto alla nostra ospite. Cedo la parola al nostro regista Ugo Moreno per i saluti. E ti ringrazio Ugo, anch'io mi accodo ai ringraziamenti della nostra ospite. Ricordo ovviamente a tutto il nostro condominio, per così dire, di Radio Science che questa puntata qua verrà riproposta ovviamente in podcast, quindi la ritroverete anche su YouTube.
Inoltre, ovviamente, con Ugo Lombardi ci risentiamo la prossima settimana su Spazio Aperto e anche ovviamente sempre qui su Osservatorio Antimafia. Con questo è tutto, non mi resta che augurare la buonanotte e A risentirci mandarvi. il prossimo mercoledì alle 18:30 per Spazio Aperto, alle 22 per Osservatorio Antimafia. Un saluto ai nostri ascoltatori e buonanotte. Buonanotte.